Mesagne è una città che copre tutte le epoche storiche a partire dall'VIII secolo a.C. e ognuna di delle epoche storiche ha lasciato testimonianze importanti, ben visibili, che noi possiamo godere in tutta la loro bellezza. Mesagne è veramente un territorio molto ricco. Gli avi risalgono al popolo messapico e abbiamo tante testimonianze, tante scoperte venute fuori durante i lavori di ristrutturazione. Vicino al castello c'è una necropoli dove però attraverso i vetri si vedono 6 tombe messapiche, e questo è una delle tante meraviglie. Murutenente è un'area archeologica che ricade attualmente fra i comuni di Mesagne e Latiano. Vediamo delle strade, abbiamo anche la possibilità di conoscere il sistema costruttivo delle case con questi muri realizzati con le pietre che trovavano nei campi. A Murutenente abbiamo la possibilità di conoscere tutte le caratteristiche del mondo messapico, della cultura messapica. Mesagne ha una tradizione per quanto riguarda la cultura musicale molto antica. Volevamo fare uno spettacolo, volevamo creare una cosa diversa dalla banda tradizionale. Quindi ci è venuta l'idea di mettere insieme i bandieratori, banda e maggioretto. Tutti gli ordini cavallereschi intorno al 1200 partivano a difesa del sepolcro, quindi per la Terra Santa, e pernottavano quindi qui. Venire a Mesagne in questa occasione per vedere questa bella manifestazione che rievoca il Medioevo. Mesagne si mangia benissimo perché è tutto genuino, è tutto basato su una dieta mediterranea. Il bocconotto mesagnese è un dolce tipico natalizio e mi è stato tramandato da mia nonna. È una pasta frolla fatta con strutto, zucchero e tuorli e farina, naturalmente, solo questi pochi ingredienti. Ci sono un sacco di tradizioni che conserviamo, come ad esempio fatuli e buttacascatti, mustazzueli, le cartellate. Come sono belli questi ragazzi, perché vederli nella divisa blu e gialla con i colori delle Mesagne sembrano degli angeli. Bisogna perdersi un pochino per ritrovare qualcosa che forse è stato dimenticato. Alla fine il visitatore va via sempre meravigliato di ciò che ha visto, di ciò che ha sentito.